passaggio di chitarra, una parte, poi domani si completerà assieme agli altri strumenti. Allora, per primo suonerà Francesco La Torraca, che quest'anno ha frequentato il primo anno del corso preaccademico al Conservatorio di Potenza. Ci farà ascoltare due brani del compositore finlandese Toin Lasson, Campanillas, e di Francisco Tarrega, Il Vals.
Francesco ha il compito per noi di aprire i concerti, perché data la sua giovane età è dotato di questa faccia tosta e quindi va bene. Infatti ha detto, dice, che apro io come al solito. E quindi, adesso ascolteremo gli altri ragazzi che seguiranno tutti i brani da concerto, quindi in sostanza è un vero e proprio concerto che faranno. E abbiamo Gianfranco Summa che ha frequentato il quarto anno di chitarra al Conservatorio di Potenza e ha fatto un lavoro molto approfondito sul compositore Heitor Villa-Lobos, il grande compositore brasiliano, e ha studiato tutti e cinque i preludi, cosa che raramente si fa perché già è tanto se gli studenti ne fanno uno, e lui ha voluto approfondire questo argomento che gli interessava e quindi ha studiato l'intero ciclo che quindi eseguirà stasera, i cinque preludi di Villa-Lobos.
Adesso ascolteremo Donato Zeccola, che ha frequentato l'ultimo anno del corso preaccademico ed è stato ammesso al triennio, sempre al Conservatorio di Potenza. Eseguirà due brani, il primo di Manuel De Faglia, l'unico brano che ha scritto De Faglia per chitarra, ed è una perla del nostro repertorio, ed è l'Omenache per le tombodi di Debussy. E poi un brano sempre dedicato a De Faglia, scritto dal compositore francese Henri Sauguet, che si intitola Soliloque. Thank you.
Allora, adesso ascolteremo una mia allieva di Roma, che è la prima volta che viene a Ruvo, si chiama Aurora Orsini, eseguirà del compositore spagnolo Federico Moreno Torroba la suite castellana. Sono 3 movimenti, fandanghiglio, arada e danza. Thank you.
adesso un'altra mia allieva di Roma, che invece viene a Ruvo fin dalla prima edizione, si chiama Sara Natalini e seguirà del compositore Lennox Berkeley il tema con variazioni. Thank you.
Cambiamo completamente genere, ascolteremo Enrico Cirone che ha frequentato il settimo anno al Conservatorio di Potenza, che eseguirà il gran solo di Fernando Sor, uno dei grandi chitarristi compositori dell'Ottocento. Thank you.
Allora, adesso ascolteremo Laura Latorraca, che ha frequentato il quarto anno del Conservatorio di Potenza, che seguirà di Angelo Girardino lo studio numero 5, omaggio a Bartok, e di Federico Moreno Torroba il primo tempo della sonatina. Thank you.
Chiudiamo il saggio con Teo De Bonis, anche lui allievo del conservatorio al settimo anno, frequenta la classe del mio collega ed amico Michele Greci. Eseguirà un'altra perla del repertorio della chitarra, l'elegia di Merz. Thank you.
una parte poi domani si completerà assieme agli altri strumenti. Allora, per primo suonerà Francesco Latorraga, che quest'anno ha frequentato il primo anno del corso preaccademico al Conservatorio di Potenza. Ci farà ascoltare due brani del compositore finlandese Toin Lasson, Campanillas, e di Francisco Tarrega, Il Vals. Thank you.
Francesco ha il compito per noi di aprire i concerti, perché data la sua giovane età è dotato di questa faccia tosta e quindi va bene. Infatti ha detto, dice, che apro io come al solito. E quindi, adesso ascolteremo gli altri ragazzi che seguiranno tutti i brani da concerto, quindi in sostanza è un vero e proprio concerto che faranno. E abbiamo Gianfranco Summa, che ha frequentato il quarto anno di chitarra al Conservatorio di Potenza e ha fatto un lavoro molto approfondito sul compositore Heitor Villa-Lobos, il grande compositore brasiliano, e ha studiato tutti e cinque i preludi, cosa che raramente si fa perché già è tanto se gli studenti ne fanno uno. E lui ha voluto approfondire questo argomento che gli interessava e quindi ha studiato l'intero ciclo che quindi eseguirà stasera, i cinque preludi di Villa-Lobos. Ascolteremo Donato Zeccola, che ha frequentato l'ultimo anno del corso preaccademico ed è stato ammesso al triennio, sempre al Conservatorio di Potenza, e eseguirà due brani, il primo di Manuel De Faglia, l'unico brano che ha scritto De Faglia per chitarra ed è una perla del nostro repertorio ed è l'Omenage por le tombeaux di Debussy, e poi un brano sempre dedicato a De Faglia scritto dal compositore francese Henri Sauguet, che si intitola Soliloque. Thank you.
Allora, adesso ascolteremo una mia allieva di Roma, che è la prima volta che viene a Ruvo, si chiama Aurora Orsini, eseguirà del compositore spagnolo Federico Moreno Torroba la suite castellana. Sono tre movimenti, fandanghiglio, arada e danza. Thank you.
Thank you.